E ciao ragazzi, bentornati su Yoga Watch Italia. Eccoci qua. Allora, nuovo evento che è iniziato oggi. Io sto registrando al day one, ma probabilmente questo video lo vedrete o il giorno dopo o due giorni dopo, non lo so, dipende se riusciamo a caricarlo in tempo. Oggi non andremo a vedere l'evento perché comunque avremmo già fatto il live. Quello che oggi mi voglio focalizzare è sull'evento, questo qui, dell'evento online. Molti mi hanno chiesto un tutorial su come appunto riscattare non una, ma ben due monete Z potete ottenere. E queste monete ovviamente trovate solo ranghi Z. Però attenzione, non è una moneta seleziona, lo Z che vi esce è casuale. Quindi sperate in bene che vi esca uno Z buono. Adesso vi spiego tutto. Prima di tutto, un'iscrizione, iscrivetevi, campanellina, seguiteci su Instagram. In descrizione trovate anche il gruppo Telegram se avete bisogno di aiuto sulle guide, eccetera eccetera. Quindi passateci in descrizione e andiamo a vedere come poter ottenere queste due monete. Attenzione, per avere una di queste due monete dovete avere purtroppo due account che non accedono a Punifuni da almeno 8 giorni, ok? Se non li avete, purtroppo non potete ottenere questa moneta, ok? Perché ve ne servono due. Purtroppo dovete invitarne due di account, ok? Io, come vedete, ne ho già invitato uno. Tra poco inviterò anche l'altro e appunto andremo a riscattare poi questa moneta qui e ne potete ottenere un'altra semplicemente creando un nuovo account e invitandolo a sua volta. Quindi io in teoria questo qua è il mio account che mi sono autoinvitato. Come primo premio per autoinvitarsi da un account che non accede da almeno 8 giorni vi danno, come vedete qua, 5.000 punti, che comunque sono una multi, non li buttate di certo. L'altra invece account che ho appunto creato, come vedete, si chiama NRTY, non a caso, come vedete, mi dà direttamente la moneta Z, perché basta invitare un solo account che avete appena creato per avere la moneta Z, ma me ne servono due per avere l'altra moneta Z. Quindi se avete anche due account offline che non accedono da un po', potete ottenere due monete Z. Se non le avete, potete ottenerne una, che comunque non è da buttare perché può darvi roba interessante. Quindi adesso vediamo come fare. Prima di tutto dovete avere Line, perché questa cosa è con Line. Line è praticamente un social che utilizzano praticamente solo in Giappone, qui in Occidente non viene usato spessissimo. Dovrebbe essere WhatsApp giapponese, perché in Giappone non hanno WhatsApp e quindi usano Line, così credo sia. Una volta che avete scaricato, dovete, vabbè, crearvi un account. Dovete crearvi un account con email, password, numero di telefono e andare poi, una volta che avete cliccato l'account, cliccate su questo tasto qua dove c'è scritto Line, ok? Vi apparirà questa schermata con scritto il vostro nome dell'account, in questo caso Jackpot. E vabbè, a me appare che non ho Line, ma comunque vi si aprirà Line e vi si aprirà un link. Il link in questione è questo qua. Come vedete, qui è tutto in giapponese, ma non vi preoccupate. Voi cosa dovete fare? Dovete, prima di tutto, copiarvi o comunque salvarvi questo link da qualche parte, perché questo sarà il link che dovrete dare ai vostri amici o darvelo a voi stessi se volete invitare i vostri amici o comunque invitare l'account che avete appena creato. Scendendo giù, come vedete qua, abbiamo anche il nuovo evento con la nuova schermata, vedete qua, appunto, di Detective Conan. Voi cosa dovete fare? Dovete semplicemente mandare il link al vostro amico o il vostro account che volete invitare e semplicemente dovete avviare il gioco premendo questo tasto arancione qui sotto la vostra scritta del nome, appunto, io Jackpot, voi nel vostro caso il nome dell'account di Punipuni. Dovete cliccare questo tasto qua, che adesso a me non funziona. Faccio ok e vabbè, qua mi apre il Play Store, ma comunque
dovete farlo in questo modo. Così facendo, appunto, aprirete il gioco e avrete avviato il gioco tramite il link del vostro amico. Nel caso state facendo la moneta Z con l'account appena creato, dovete prima di tutto scaricare i dati. Una volta scaricati i dati, dovete, quando arrivate poi alla parte dove dovete mettere il nome, l'icona e iniziare il tutorial, chiudete il gioco, aprite poi successivamente il gioco dal solito link, questo qua. Qua ce ne sono due di tasti, ma comunque dovete cliccare il primo dove c'è anche sotto il vostro nome. Poi aprite il gioco con questo link, cioè con questo tasto qua. Fate solamente, basta fare solamente il primo stage, quindi quello con Pade Zoma, e in un men che non si dica avrete la vostra moneta anche su il vostro account che avete invitato. Quindi in questo caso, eccolo qua. Quindi stesso procedimento poi lo fate con gli account che dovete invitare. Prima, se dovete aggiornare il gioco, prima aggiornate il gioco. Una volta aggiornato, non apritelo subito, ma apritelo con il solito link che vi ho fatto vedere come ottenerlo. Una volta poi aperto, scegliete il profilo e andate semplicemente. Basta loggare, basta fare il primo timbro e cliccando qui, vabbè, adesso mi dà il timbro, vedete, l'ho ottenuto. Dovete andare poi, una volta aver preso la moneta, come si fa a vedere, cioè dove vi arriva la moneta? Come dovete cliccare sullo scrigno, cliccare su questo tasto qua. Avete tre tabelle. La prima tabella è quella con gli account nella quale sono offline, quindi che avete invitato, quindi la colonna blu. La colonna verde sono gli account che avete creato, appena creati, che avete invitato. La colonna rosa è inutile perché sono gli account online permanenti, cioè online giornalieri, insomma, gli amici che loggano quasi sempre a Puni Puni, ma questi in realtà non vi servono perché vi danno solamente 100 punti a ogni amico che invitate. Quindi il mio consiglio è questo qua, potete anche non farlo, semplicemente andate su questo qui verde e questo qui blu. Un'altra cosa, questi sono, cliccando qua, avete i contenuti della moneta Z, quindi potete trovare tutti questi yokai. Ne potete trovare solo uno, la moneta, comunque se avete due monete appunto sono 2Z, e vi dico anche quali sono i migliori yokai. Partendo dagli audaci, il migliore che potete ottenere è questo qui, Lion, questo qua, non so se riesco, eccolo qua, questo qui è molto forte. Poi per esempio per i misteriosi avete Wild Boy, questo che può essere utile anche negli Score Attack. Komami, ragazzi, lo yokai più forte del gioco secondo me. Questo qui oscuro, ok, telefono scarico, grazie. Questo qui, il Kachi Kachi God, che anche questo qua è molto utile. A noi per esempio ci manca. Poi un altro può essere utile, Barbon Bel Pesce. Mister Shadow anche, non è malissimo. Può essere utile per combinarlo poi a lui nel caso lo trovate. La sirena è molto utile anche per gli Score Attack. E poi Yenma, se trovate uno di questi Yenma, che può essere Rinne, Yasha Emma, Kyra, e Akala, sono tutti buoni a prescindere. Alcuni invece inutili sono per esempio, vabbè, lui, Shuka, questa qua, Nera Dama. Punin Erorco può essere interessante, per esempio a noi ci manca Punin Erorco, questo qui generoso che è la mamma di Komazan e il Kachi Kachi God. Quindi sì, speriamo di trovare. Adesso poi andiamo a pullare anche queste due monete Z. Ah, poi vabbè, può anche essere utile Benimaru, se proprio non ce l'avete. Black Dayanyan, anche lui non è malissimo, può essere utilizzato in alcuni team sempre con gli audaci. E niente, questo era il tutorial. Adesso andiamo a riscattare la prima moneta e adesso vi farò un taglio e ci vedremo quando avremo tutte e due le monete da pullare. Allora, eccoci qua. Per voi è passato un secondo, per noi, per me è passato tipo un giorno dalla prima clip, perché appunto, mi ricordo, ho già fatto la live, mi sono
questo video, cioè questa clip è post live, l'avevo già preso anche da ZZ Impossible, già pullato, eccetera eccetera, devo dire dei punti sono diversi. E quindi possiamo andare a crankare le due monete Z e in più anche la Nyambo Coin, perché abbiamo finito tutte le quest, quindi ci mettiamo dentro anche questa super mega iper contenutistica da Nyambo. Quindi andiamo, super, let's go, come on. Questo è appunto, alla fine come si presenta lo screen, insomma la tabella del Reminders, avete completato tutte le cose. Quindi vi ho invitato anche il terzo account e anche invitando un altro. Noi non ci servono, vi consiglio appunto che se avete finito, se avete un monete Z, basta, non serve. Andiamo giù questa seconda tabella che vi ho fatto vedere prima, della campagna di Twitter. Nel senso che se voi cliccate subito adesso qua, vi sapirà Twitter, ovviamente devo loggare, perché ovviamente devo loggare. Sono già loggato in teoria. Vediamo un po'. Niente, non funziona Twitter, perfetto, ovviamente. Vediamo un po' se rifunziona. Eccolo qua, ok. Questo è il tweet, appunto, di Puni Puni ufficiale, dove questo è il preciso tweet dove dovete ritwittare, nel quale potete appunto, più retweet si faranno, in questa cosa siamo a 16,8k, più retweet si faranno più punti riceveremo, cioè riceveranno tutti i player in 14 giorni, 22 ore in realtà. Finito l'evento, finita anche la campagna, cioè io ho visto tipo ancora due giorni in più prima che i punti vengano distribuiti a tutti. Però comunque in descrizione vi lascio il nostro Twitter, che appunto se andate sul nostro Twitter abbiamo anche una pagina Twitter, andate per spammarla, quella qua, Io che voce Italia, nella quale abbiamo ritwittato, oltre a questo, eccolo qua, appunto, anche noi. Quindi lo trovate sul nostro Twitter, ve lo lascio in descrizione. Fate un momento spam, andiamo a pullare, ragazzi. Io sono veramente curioso di vedere cosa torniamo. Prima ci buttiamo fuori la Nyambo. Ah, vero, si pulla qua. Quindi let's go, Nyambo. Non credo di trovare nulla. Non so. Poi magari troviamo una Z anche qua. Triplo Z sarebbero per anche il video. Vai. Ok. Whisper, cosa ci dai? Oh mio! No, non ci voglio credere. No, no, sto male. No, ragazzi. No, ragazzi, no. No, ragazzi. Ci credo, Lightning Shogunyan. Oh mio Dio, no, no, 3Z in un video, no, no, non ci credo, no. Ma che figata, primo Z Nyambo, no, secondo Z Nyambo, perché abbiamo trovato anche Susano e abbiamo trovato anche un Z Nyambo. Se trovavo Rusty Kirakoma, ragazzi, era il video dell'anno. Se trovavo Rusty Kirakoma, era il video dell'anno. Non ci credo. No, non ci voglio credere. No, ragazzi. No, no, no. Oddio. Oddio. Dov'è? Dov'è? Oddio. Bellissimo! No, adoro, adoro! Ed è pure utile! No, non ci credo! No, non ci voglio credere! Andiamo a pullare anche le altre! No, ragazzi! No, no! No, ragazzi, fermi! No, fermi tutti! Abbiamo altri due! Se qui troviamo un altro Z che ci manca, io, ragazzi, urlo! Questo video deve arrivare a 500 like! Proprio instant! Proprio... Mamma mia! Oddio, spero si sia registrato tutto. Vai, altra moneta, ovviamente, di arcobaleno. Dai, dacci qualcosa. No, lei ce l'abbiamo già. Più uno, cacchio. Vabbè, comunque se non troviamo nulla, questo non felice. Oh mio Dio, parletti di Shogunyan. Vai, un'altra. Ok. Dai.
Dacci qualcosa? Per favore? No, adesso non lo so. Va bene, va bene. Sono comunque 3 zette in un video. Io ho detto per scherzare, ma sia mai che troviamo 3 zette in un video. E invece... No, ragazzi, sto male. Sto male. Sto male. No, non ci credo. Dov'è? Dov'è? Mairu! No, bellissimo! Che fai tra l'altro? Quanto ritta? Quanto ritta? 0-300! 0-300! No, ragazzi! Questo è il video dell'anno. Iscrivetevi! Like! Campanella! Seguiteci sui social perché questo video... No, ragazzi, non ci credo! Mamma mia! Ragazzi, iscrivetevi, grazie per il video, spero che il tutorial su come ottenere 2 monete Z vi sia piaciuto, se è stato utile, se non avete capito qualcosa, lasciate un commento.